Peugeot 3008. L'ultima volta vi abbiamo fatto vedere in dettaglio gli interni, quindi vi abbiamo mostrato completamente l'abitacolo in ogni dettaglio. Ma oggi siamo pronti per raccontarvi la nostra esperienza di guida provando questa motorizzazione che è un 1500 Blue HD e un EAT8, ovvero un cambio automatico a 8 rapporti. Si passa da 6 rapporti a 8 rapporti. Salite con noi. Benvenuti a bordo di Peugeot 3008, in allestimento GT Line, la motorizzazione 1500 Blue HD da 130 cavalli calcolati a 3750 giri, con questo cambio automatico EAT8 che è veramente eccezionale perché le cambiate sono molto rapide, sfruttano un basso numero di giri, quindi cambiano rapidamente, questo per ottimizzare i consumi, ma allo stesso tempo abbiamo una modalità di guida sport, quindi disponibile, che permette di sfruttare al meglio le doti di questo motore. Il cambio è molto pronto anche perché possiamo sfruttarlo manualmente tramite i pedal shift posti al volante, anche se quest'ultimi li abbiamo utilizzati davvero poco perché riteniamo che la natura di questa vettura sia per una guida di comfort e relax. Completando le informazioni sulla motorizzazione possiamo citare i dati dichiarati che indicano che ha una coppia di 300 Newton metro a 1750 giri, infatti l'accelerazione da 0 a 100 km/h è soltanto in 12,6 secondi per una velocità massima di 192 km/h. Tornando alle nostre sensazioni di guida, notiamo che il motore è silenzioso e chiaro se è sfruttato ai bassi numeri di giri, leggermente più rumoroso agli alti, ma questo non succede ovviamente quando siamo a velocità di crociera tipo a 130 km/h sull'autostrada, dove abbiamo apprezzato veramente la silenziosità dell'abitacolo. Per quanto riguarda la stabilità della vettura, essendo un SUV con una lunghezza di 445 cm di lunghezza e abbastanza alto, beh, in curva tende un po' a sottosterzare, ma è una sensazione di guida che sembra che si alleggerisce un po' il posteriore, ma tutto questo viene egregiamente elaborato dall'elettronica presente qui a bordo e infatti la stabilità in curva non viene compromessa, è soltanto una sensazione. Parlando di elettronica, beh, tanta è la tecnologia a bordo di Peugeot 3008. Infatti qui abbiamo poi il concetto dell'e-cockpit, che è composto da vari elementi che rendono questo concetto vincente. Pensate al volante di piccole dimensioni che agevola molto le manovre durante la guida, specialmente durante i parcheggi, e poi abbiamo il quadro strumenti completamente digitale, dove mostra tantissime informazioni ed è anche configurabile con varie schermate disponibili. Beh, elettronica, tecnologia, sistemi di ausilio alla guida. Abbiamo il cruise control di tipo adattivo, il mantenimento di corsia e il monitoraggio degli angoli ciechi, come anche il controllo della frenata d'emergenza. Tutti questi elementi fanno sì che durante i test di Aeron Cup la Peugeot 3008 è uscita anche lì vincente con ben 5 stelle. Il cruise control di tipo adattivo permette di dare una distanza, quindi di indicare una distanza dalla vettura che ci precede una volta impostata la velocità desiderata. Per quanto riguarda il sistema di mantenimento di corsia, che in questo caso è adattivo, avremmo preferito che intervenisse leggermente prima di arrivare proprio sulle linee di demarcazione, ma comunque interviene automaticamente e riposiziona la vettura al centro della corsia, quindi va molto bene, abbiamo soltanto regolato diversamente. Poi per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio degli angoli ciechi, ovviamente ci avvisano sugli specchietti retrovisori con questo avviso di tipo visivo, con questi LED che si accendono, dove rileva la vettura che sta sopraggiungendo. Ovviamente ci consiglia eventualmente di effettuare un sorpasso in un secondo momento oppure di cambiare corsia in un secondo momento. Presente anche il sistema di parcheggio automatico, basta premere qui sul pulsante per attivare la schermata delle funzioni di guida, andare a selezionare Park Assist
indicare il tipo di parcheggio, che in questo caso è a pettine, con la freccia indicare da quale lato dobbiamo parcheggiare, che automaticamente partirà il monitoraggio per verificare se lo spazio è sufficiente. Mettiamo la marcia avanti per avanzare. Appena rilevato che lo spazio è sufficiente, ma dobbiamo ancora avanzare. Ci sta informando che dobbiamo quindi parcheggio possibile arretrare e rilasciare il volante. Mettiamo la retromarcia. Si è attivata la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio. Possiamo andare a effettuare la manovra automaticamente perché il sistema agirà sul volante. Andare a effettuare la manovra. Parcheggio terminato. Sistema chiavi di tipo keyless, basta tenere le chiavi in tasca, si accede alla vettura e si accende il motore tramite l'apposito pulsante start stop posto qui sulla plancia comandi. Abbiamo anche molto apprezzato il sistema audio, che è firmato Focal. È chiaro, è pulito, è potente, veramente consigliato con allestimento GT Line. Esteticamente il frontale è verticale e possente, così come il cofano è lungo e orizzontale dalle linee che richiamano l'aggressività del marchio del leone. La calandra larga con al centro il grande logo Peugeot, dove intorno ad esso troviamo anche altri elementi cromati. Molte sono le prese d'aria presenti, sono anche belle ampie. Ottima è la forma affusolata dei proiettori con luci full LED. Poi da notare la linea della cintura della carrozzeria, che è rialzata, così come il profilo della vettura è alleggerito dal design dei cristalli, un po' in stile coupé. Bellissimi sono i cerchi da 18 pollici bicolor diamantati. E poi possiamo notare il lunotto, che è molto inclinato, con questa fascia orizzontale nera lucida che integra le luci a LED opalescenti. Quest'ultime sono formate dai tre mancabili artigli. All'inizio del video vi abbiamo parlato della modalità di guida sport, ma qui abbiamo presente anche il sistema Advanced Grip Control, che sono altre modalità di guida disponibili che vanno a ottimizzare il sistema di trazione anteriore, ottimizzato in base a dove ci troviamo e che tipo di percorso stiamo andando a affrontare. Infatti abbiamo la modalità neve, poi abbiamo la modalità fango, la modalità sabbia. Possiamo disattivare il sistema ESP e ritornare alla modalità normale. Non siamo riusciti a andare a provare queste varie modalità perché abbiamo percorso per la maggior parte percorsi urbani ed extraurbani, se non autostradali. Fino adesso globalmente quindi il giudizio è positivo, ma andiamo a parlare di qualche nota che va rivista. L'aspetto dei consumi, beh, i consumi dichiarati sono un po' lontani da quelli che abbiamo riscontrato. Pensate che a 130 km orari sì, abbiamo visto un consumo istantaneo calcolato di 15,6 km per litro. A 110 abbiamo letto 20 km per litro e a 90 addirittura 33 km per litro. Quindi buono sotto questo aspetto, ma poi il consumo medio calcolato misto che abbiamo riscontrato su oltre 700 km di test in realtà è stato di 13,6 km per litro. Su questo aspetto avremmo gradito almeno raggiungere i 15 km per litro. È vero che dobbiamo calcolare una mole di 1500 kg, ma avremmo gradito un'eccellenza anche sotto l'aspetto dei consumi. Come avete notato, si è spenta la vettura automaticamente tramite sistema start e stop e si riaccenderà ovviamente con l'accensione, questo come momento del semaforo che vedremo verde, e toglieremo il piede dal freno.
automaticamente la vettura è partita rapidamente. Altra piccola nota va rivista è per l'attivazione e la disattivazione di alcuni sistemi, perché non vi sono tasti fisici sulla plancia comandi per questi sistemi, ma vanno soltanto attivati e disattivati sul sistema infotainment, quindi tramite touchscreen. Ed l'esempio è proprio per quanto riguarda i sensori di parcheggio. Molte volte durante le manovre, ad esempio quando si entra nel proprio box di casa, questo suono che avvisa che ci stiamo avvicinando ad un ostacolo diventa fastidioso e si ha l'esigenza di disattivarlo istantaneamente, e invece bisogna andare un po' nel menu a cercarlo e disattivarlo, così come anche l'attivazione del sistema start e stop, che va sempre disattivato sul sistema touchscreen. Buona è la posizione di guida, molto comodi sono i sedili, questo misto tessuto pelle, e la visuale è veramente buona sia davanti che dietro, anche se abbiamo il lunotto posteriore piccolo, ma comunque abbiamo una buona visibilità. Chiaro che durante le manovre di parcheggio siamo aiutati sia dalla telecamera posteriore che dai sensori. Bene, per il vlog la guida a bordo di Peugeot 3008 è tutto. Come sempre vi ricordiamo di andare sul sito italianroad.it per leggere l'articolo completo. Se avete bisogno di fare domande, fatele che vi risponderemo. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, commentate. E noi ringraziamo il gruppo PSA, ovvero Peugeot Italia, per la vettura in prova. E al prossimo test, ciao!